Presidente Massimo Piacenti, giorno importante, possiamo dire che da una costola, una delle tante costole di All Food, oggi nasce un progetto importantissimo? Sì, noi stiamo cercando di mettere a terra una cosa che viene sempre detta, ma che oggi affronta la sfida del fare, e cioè fare di una grande crisi una opportunità di sviluppo. Il settore della ristorazione collettiva sta attraversando un momento difficile, causa l'inflazione. Oggi noi vogliamo cogliere questa opportunità per crescere dimensionalmente e fare economie di scala e massa critica. Dobbiamo risparmiare negli acquisti, dobbiamo risparmiare sui costi generali, sulla logistica, dobbiamo essere presenti su tutto il territorio nazionale. Autentica, ecco, la interrompo, perché questo nome e con quell'H in mezzo? Autentica è stata una scelta molto ben ponderata. La cucina italiana è una cucina importante, i prodotti italiani sono prodotti importanti, è un brand molto, molto conosciuto nel mondo, e poi anche uno stile aziendale. Vogliamo essere persone vere, persone serie, persone semplici, persone competenti, ma c'è un messaggio, in questo nome c'è anche un po' il progetto. Noi tramite acquisizioni per linee interne e per linee esterne puntiamo a fare già tra qualche mese circa 200 milioni di fatturato, 40 milioni di pasti e 4.000 dipendenti. È un primo step, dobbiamo crescere ulteriormente, ma già oggi siamo il terzo operatore privato a livello nazionale. Dicevo, dalla costola, da una delle costole di All Food. All Food quando nasce? Facciamo un po' un excursus. All Food nasce nel 1987, poi è cresciuta negli anni, è diventata un'azienda che è arrivata a 75 milioni di fatturato, ma oggi quella dimensione non basta più. Anche se Autentica è la All Food che ha cambiato denominazione e che ha la sede legale qua, a Terni. Quindi da questo punto di vista c'è una continuità, però noi la viviamo come un nuovo inizio. Diciamo, siamo orgogliosi del nostro passato, ma oggi dobbiamo andare oltre, perché il mercato ci chiede di affrontare questa sfida in mare aperto. Lo facciamo con uno studio, con un piano industriale fatto insieme a KPMG, che è un grande advisor finanziario. Lo facciamo con una squadra importante di manager che affianca, diciamo, la gestione familiare con la proprietà che è presente in azienda. Facciamo un'operazione un po' unica, perché finora nei decenni passati si erano visti le multinazionali che facevano semplici acquisizioni. Qui, diciamo, si fanno acquisizioni ma in una logica di partnership. Avremo una presenza nazionale e anche una presenza all'estero già oggi, perché facciamo 7 milioni di fatturato in Marocco. Quindi l'Italia tutta coperta, isole comprese, mi pare di capire. Sì, isole comprese. Anzi, proprio in Sicilia stiamo perfezionando un'acquisizione. C'è un pizzico di emozione in Massimo Piacenti, che è stato praticamente uno di coloro che ha fondato, appunto, nel lontano 1987 la All Food. Oggi, quasi 40 anni dopo, insomma, c'è questo step. Sì. Emozione. Un po' di sana emozione ci vuole, perché dà anche quell'ulteriore carica, quell'ulteriore energia e quella passione e motivazione che è fondamentale per raggiungere tutti gli obiettivi nella vita e nel lavoro. E chissà che tra quasi 40 anni non ci si ritrovi magari, no, da pensionati, da anziani, a festeggiare un nuovo step per chissà quale altra inaugurazione. Vediamo il bicchiere mezzo pieno di questo auspicio, lo sposo pienamente. Grazie e ad maiora, in bocca al lupo. Viva il lupo, viva il lupo.